Volevo qui sul palco adesso un intervento del Marcia Mondiale per la Pace. Ci sono? Non ci sono. Sì, stanno venendo piano piano. È perché marcia piano. Piano. Dicevi una bella corsa per la pace in Svezia. Sì, ecco qua. Eccoci. Ecco. Allora, ti lasciamo il microfono. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Sabrina. E sono qui in rappresentanza di un gruppo di associazioni, tra cui il Limitarte, che ha promosso questa manifestazione a Villa Ricca. In pratica siamo un gruppo di associazioni che hanno aderito ad un evento mondiale, si chiama Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Che cos'è? È una marcia promossa dal Movimento Umanista. Per chi di voi non lo conosce, si tratta di una corrente di pensiero nata negli anni 60 in Argentina, il cui principio ispiratore è quello di porre l'essere umano come valore e preoccupazione centrale di ogni nostra azione. Un altro punto fondamentale è che rifiutiamo assolutamente ogni forma di violenza e di discriminazione. Ed è in quest'ottica che è stata promossa questa marcia. Che cos'è? Effettivamente sarà una marcia fatta di persone che dal 2 ottobre del 2009 di quest'anno attraverseranno tutti i continenti, tutti i paesi, per poi arrivare in Argentina il 2 gennaio del 2010. Volevo dire, il 2 ottobre, data d'inizio della marcia, non è una data casuale, è l'anniversario della nascita di Gandhi e quindi è stato dichiarato in maniera internazionale giornata della non violenza. Questa marcia in pratica qual è il suo messaggio? Allora, voglio fare un attimo un cappello introduttivo. Praticamente attualmente noi viviamo una situazione di crisi non solo sociale, economica e politica, ma una crisi di un sistema in cui abbiamo sempre vissuto, un sistema fatto, basato sulla violenza e il cui Dio principale, il cui Dio che noi veneriamo è il Dio denaro. Tutto questo ovviamente a un certo punto si sta sgretolando. Abbiamo bisogno, c'è la necessità di dover dire forte che noi non ci stiamo in questo sistema, che vogliamo la pace, che la non violenza sia un metodo d'azione all'interno già delle nostre vite, della nostra quotidianità. Un altro problema fondamentale, oltre a questa crisi generale, è un problema più latente che i mass media, giornali, televisioni non fanno noto, non pubblicizzano, ed è il problema nucleare. Nel mondo, questo non lo dico io, Sabrina, ma ci sono documenti, carte, documenti ufficiali che lo attestano, c'è un potenziale nucleare per poterci autodistruggere, parlo di autodistruggere perché saremo noi uomini a farlo, 25 volte, non una, paradossalmente ne basterebbe effettivamente una sola volta. In Italia ospitiamo 90 testate nucleari, nonostante un articolo della nostra Costituzione dica che rifiutiamo la guerra. Questo per farvi l'introduzione a perché serve la marcia. La marcia è un modo per fare coscienza, per sensibilizzare la gente come me e come voi al problema del nucleare, al problema della violenza. La violenza si manifesta non solo nella maniera eclatante, quella che vediamo in televisione, le guerre, ma si manifesta anche nel quotidiano, violenza economica, violenza psicologica, quella più subdola, che subiamo o facciamo. In tutto questo che cosa significa aderire alla marcia? Aderire, io come persona singolo che faccio parte di un'associazione aderito, ma ci sono tante altre associazioni a livello mondiale, come il Limitarte per esempio, che è di Villa Ricca, parlo di Amnesty International, Emergency, UNICEF, insomma grosse associazioni che hanno aderito. Aderire significa dire con forza che vogliamo il disarmo nucleare, vogliamo la smilitarizzazione dei territori, vogliamo la firma di trattati di non aggressione e la rinuncia dell'utilizzo della guerra come risoluzione dei conflitti internazionali. Questo significa aderire alla marcia. Nel nostro piccolo che cosa possiamo fare? Allora, partecipare ad eventi come questo di Limitarte è già una forma di sensibilizzazione. Il Limitarte ci ha dato la possibilità di mettere uno stand informativo dove è la piazza e magari chi di voi vuole avere maggiori informazioni sarebbe un piacere potervele dare. Ed è un modo per una volta che noi ci siamo informati, siamo in grado anche di informare chi sta accanto a noi e magari agire in maniera diversa, fare una scelta. In tutto questo a Napoli si è creato questo comitato di associazioni di cui dicevo fa parte anche il Limitarte. Questo comitato, per esempio, sta organizzando tutta una serie di manifestazioni che partiranno dal 2 ottobre, forum, festival, concerti e quant'altro. Un modo per manifestare, insomma, per aderire alla marcia è anche quello di entrare nelle scuole, come stiamo facendo. Stiamo facendo dei corsi per la non violenza in alcune scuole di Napoli. Un modo per arrivare ai giovani che sono il nostro futuro.
In tutto questo, che dirvi? Noi vi aspettiamo al banchetto informativo per avere altre informazioni, magari ci potete dare anche la vostra adesione. Volevo dirvi un'ultima cosa, in pratica vi voglio fare portare un attimo indietro nel tempo, al 1945, Hiroshima, una piccola cittadina, una cittadina fatta di gente comune, gente come me e gente come voi, stavano nelle loro case, con le loro famiglie, con i loro figli, con i loro nipoti, avevano la loro vita. A un certo punto qualcuno ha deciso che questo non doveva più essere e qualcuno ha sganciato una bomba lì. E non è più stato niente, deserto. La nostra vita è in mano a gente di questo tipo. Hiroshima non è così lontano, questo voglio dirvi. Un'ultima cosa, prima di salutarvi, vi voglio portare un altro esempio di qualcuno di più positivo, qualcuno che forse qualcuno conosce e qualcuno no. Martin Luther King, uno che di non violenza ne sapeva molto più di me. Martin Luther King è stato una bandiera per la lotta contro il razzismo ed è morto per un atto di violenza. E lui diceva: non mi fa paura la malvagità di chi è cattivo dentro, temo molto di più il silenzio degli onesti. Io mi reputo un'onesta e penso che qui siamo tutti gente onesta. Il nostro silenzio, il nostro stare zitto, il nostro non agire, il nostro non scegliere è peggio. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di vedervi al banchetto per avere maggiori informazioni. Buona serata. Grazie, grazie.